Bentornati nella rubrica dei giocattoli anni 80. Questa volta puntata speciale parliamo di Voltron, che era un robot dei cartoni animati dei primi anni 80. Voltron era un cartone che da noi arrivò nel 1986 su Canale 5, però c'è anche da dire che era il rimaneggiamento, cioè l'adattamento americano di un cartone originario del 1981 in Giappone, che si intitolava Go Lion, che poi gli americani cambiarono in Voltron nell'83 e da noi arrivò nell'86. Ci sarebbe anche da dire, ok, che nell'82 su Canale 5 da noi arrivò anche la versione di Go Lion. Alcuni io non l'ho mai vista, cioè perché ero troppo piccolo probabilmente, quindi non me la ricordo, però dicono che Go Lion arrivò nell'82, poi venne cancellata. E nell'86 arrivò la versione americana Voltron da noi. Io ricordo solo Voltron, sinceramente, perché altrimenti ero troppo piccolo, non ricordo assolutamente. Allora, questi sono i 5 leoni nel cartone, perché il robot era formato da 5 leoni meccanici, 5 leoni robot, li vediamo qui, e poi uniti assieme si assemblavano, diventavano questo grande robot Voltron. Allora, questa qui è la versione, questi giocattoli sono fatti di metallo. È di plastica, le zampe, tipo la testa, sono di plastica, il corpo è di metallo. E furono anche parecchio clonati, ci sono parecchie versioni contraffatte di questi giocattoli, però questi qui sono gli originali degli anni 80. E io, in pratica, quando ero piccolo avevo questo giocattolo qui, solo che poi è andato irrimediabilmente perduto e l'ho dovuto ricomprare da capo qualche anno fa. Ed eccolo qui, l'ho ricomprato da capo perché giustamente quando uno è collezionista un po' ci va matto per queste cose e quindi tende a ricomprare e pagare soprattutto prezzi allucinanti per questi vecchi giocattoli degli anni 80. Allora, come vediamo, i leoncini sono totalmente snodabili, hanno le zampe snodabili, quindi è possibile fargli assumere delle pose un po' da battaglia, un po' più eccetera eccetera. C'è da dire che questi leoni, voi il Voltron esiste in tre versioni. Questa è la versione media, che a mio parere è la migliore, come dimensione è quella media, però a livello costruttivo secondo me è la migliore. Perché? Perché ovviamente la versione piccola è troppo priva di dettagli, è troppo non, i robot, cioè i leoni non sono snodati, non ci sono i meccanismi ed è priva di dettagli. Al contrario, la versione quella grande, gigante, è troppo grande. Infatti, si aprono anche leoni per alloggiare dei pupazzetti piccoli così. Ci sono gli abitacoli che si aprono e ci si può mettere dentro i pupazzetti. Ma appunto, proprio per questo essere troppo grande, troppo snodata, con troppi parti mobili, succede che tu quando la monti cade a pezzi e poi una volta montata non rende bene perché sembra deforme, cioè le zampe, ad esempio le gambe, i leoni questi qui che formano le gambe sono troppo larghi e quindi diciamo il robot quando è formato completamente non sembra come quello del cartoon, ma sembra un po' più deforme. Va bene che anche questo qui non è al 100% quello del cartoon, che è più secco, è più magro, è più slim, però questo qui ci si avvicina molto di più e questa è la versione media che secondo me è la migliore delle tre dei Voltron che sono usciti. Allora, adesso andremo, qui vediamo ci sono anche gli accessori tra cui la spada, c'è anche lo scudo, solo che lo scudo è rovinatissimo e l'ho dovuto anche restaurare, come vedete la parte centrale l'ho rifatta io da capo con della carta colorata perché era completamente distrutta. E lo scudo, come vediamo, ha preso molti colpi a causa dei nemici di Voltron. Quindi. Allora, vediamo che le fauci dei leoni si possono aprire. Anche queste qui sono meccaniche. Queste qui addirittura sono a scatto, come vediamo. Queste qui dei leoni che formano le zampe. Adesso lo vediamo bene. Eccolo qui. E alcuni leoni hanno dei meccanismi, cioè qui ad esempio c'è questo lanciarazzi, solo che i razzetti li ho persi, non li ho, cioè li ho persi, non, quello che me l'ha venduto non me l'ha dati, ma da tutti questi bei accessori, ma i razzetti non ci sono. Ad esempio anche qui c'è anche, vediamo un po', un cannone, che anche questo dovrebbe sparare dei razzetti, ma i razzetti ovviamente non ci sono. E qua anche c'è un doppio cannone, se lo trovo, dove cacchio è andato a finire, eccolo qui, c'è un doppio cannone, anche questo qui sparava due razzetti. Allora, poi altre cose che sparano, anche questo nemico qui spara, anche questo robot qui spara dei razzetti dalla fronte, come vediamo. Nel cartoon, se non erro, erano dei laser che venivano sparati in realtà. Poi qui c'è un alloggiamento che simula a scatto, eccolo qui, che simula l'entrata del pilota all'interno dell'abitacolo. Come vediamo qui c'è un abitacolo che si apre per far entrare il pilota e poi si riabbassa. Eccolo qui, si alza e si abbassa.
adesso noi velocizzerò il video e farò la trasformazione per farvi vedere una volta trasformato in Voltron com'è. Adesso dovrò velocizzare il video. Non troppo poco. Non ricordo come si fa questo, mannaggia. Ecco, adesso arriviamo al punto, diciamo, più importante. Allora, dimenticavo di farvi vedere che questo cannone sulla fronte del leone blu si può alzare e abbassare. L'ho scoperto adesso perché non me lo ricordavo assolutamente. Poi adesso andiamo e questi leoni blu si trasformano nelle gambe del nostro Voltron. Vediamo, eccolo qua, una. Ecco la seconda. Ed ecco, queste sono le gambe del nostro Voltron che adesso dovremo montare. Allora, queste qui sono le braccia. Ne mettiamo una qui, eccola, e l'altra qui si incastra ed eccola. Poi il nostro Voltron va messo così. Eccolo qua, aspetta. Faccio un attimo di zoom, alziamo un po' la telecamera, eccolo qui, va inserito qui così, ed eccolo qui, e adesso alziamo un altro po' la telecamera e vediamo che la testa deve andare in posizione, eccolo qui, poi si apre e rivela il volto da robot, eccolo qui. Molto roba. Poi si aprono queste corna, eccole. Poi dietro
del robot, le ali si possono spiegare in questo modo qui. Eccolo qui. La coda, questa è la coda del leone di prima che non avevamo per niente tirato fuori, però vabbè, adesso la rimettiamo dentro. Ed ecco qui il nostro Voltron, bello che completato. Eccolo qui, molto bello il Voltron. Vediamo se riusciamo a mettere un po' più indietro così si riesce a vedere meglio. Eccolo qui, bellissimo Voltron, come vediamo è anche piuttosto grande. Eccolo qua. Eccolo qua in tutto il suo splendore, il Voltron. Adesso, volendo, gli possiamo mettere anche gli accessori, la spada, lo scudo e tutto quanto. Ecco, adesso gli metterò un po' di accessori. Ed eccolo qui il nostro Voltron armato finalmente di spada e scudo. Come vediamo anche le braccia sono snodate. Si possono alzare e abbassare in vario modo, si possono ruotare e dimenticavo anche di farvi vedere che il leone giallo qui sotto ha queste due orecchie, diciamo, che si aprono, c'è anche altri due punti dove può sparare i proiettili con questi cannoncini a molla. Ecco qui, abbiamo chiuso. Adesso ultima cosa, vi faccio vedere che il nostro Voltron può anche sparare i pugni al stile Mazinga. Con un meccanismo a molla che fortunatamente funziona perché non servono i proiettilini per farlo andare. Adesso lo faccio vedere. Ecco qui, gli ho levato le armi. Scusate se metto pausa ogni volta per mettergli e togliergli le armi, ma visto che è una cosa un po' noiosa da vedere, allora faccio così. Allora adesso, come vediamo, le braccia sono snodate. Eccole qui, le vedete, sono snodate. Si possono anche ruotare in vario modo. Se non erro, sì, si possono anche ruotare. Vedete così. Eccolo qui, l'ho ruotata questo braccio. Adesso ruotiamo anche l'altro braccio. Ecco qui, alziamo e vediamo che il nostro Voltron è pronto per colpire con le sue braccia leoniche, le braccia le feline. Eccolo qui, chiudiamo le bocche dei leoncini perché giustamente stanno per partire. E adesso noi premiamo il bottone ed ecco che il primo pugno viene sferrato ed anche il secondo. Eccolo qui. Questo è un po' moscio, però vabbè, riproviamo, vediamo un po' se va un po' meglio. Sarà che dopo tanti anni le molle all'interno, niente, è proprio moscio il pugno sinistro. Come si sa, il pugno destro è più forte, giustamente, il pugno sinistro è un po'. Niente, pure il pugno sinistro ha fatto una bella figuraccia qui. Comunque le molle si sono un po' allentate, giustamente, dopo tanto tempo, però vabbè, funzionano. Ecco, adesso l'abbiamo mutilato delle braccia, purtroppo niente. Possiamo mettere la testa verde sul. No, vabbè, ti mettiamo com'era. Leone 3 qui, leone 2 qui. Come vedete, i leoni sono numerati. Spero di averli messi nelle posizioni giuste. Cioè, almeno le braccia sicuramente sono giuste, però le gambe non so se sono giuste. Dovrebbero essere 4 e 5, quella blu a sinistra e quella gialla a destra. Se non erro, vedendo il cartoon, dovrebbero essere così. Ecco, questo era il bellissimo Voltron con tutti i suoi accessori. Abbiamo qui anche se un po' scassati, un po' restaurati. Comunque, questo era Voltron, bellissimo. Eccolo qui. È un cartoon cult degli anni 80. E questo era il giocattolo che, come vedete, è veramente bellissimo. Questo giocattolo, infatti, costa l'ira di Dio adesso, quello originale. Eccolo qui. È veramente molto bello, costa l'ira di Dio, è un ricordo d'infanzia per me perché io da piccolo ce l'avevo e quindi l'ho voluto ricomprare ed è molto molto bello secondo me. Tra le tre versioni che esistono del Voltron Goliath, questa secondo me è la migliore, quella media, che come proporzioni è migliore. Poi ovviamente è anche vero che negli anni di recente, negli anni più recenti, sono usciti degli altri Voltron diversi, fatti dalla Takara, fatti da altre aziende giapponesi che fanno questi giocattoli, che sono tipo delle statue, che sono molto più belle a livello estetico. Però anche questo, per essere un giocattolo degli anni 80, è stupendo, veramente, perché è quasi identico a quello del cartone. Ok, anche per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Giocattoli anni 80. Alla prossima, ragazzi!